Gentili telespettatori, bentornati a Sportivamente Flash, una puntata di inizio settimana che apriamo con il trionfo del Campobasso, con una giornata di anticipo, conquista il campionato di Serie D e approda ufficialmente in Lega Pro tra i professionisti, complice il pareggio del Termoli con l'Aquila e la vittoria del Campobasso con il Chieti per 0-2, partita della quale vediamo il servizio realizzato dalla redazione di Campobasso. È tutto vero, il Campobasso torna in Serie C, la risalita dopo gli inferi del fallimento di soli due anni fa. L'impresa americana del presidente Matt Rizzetta, il vice Cin Rincione, il socio americano, la star Mark Consuelos e tutti gli altri partner è in realtà. La partita in terra teatina rispecchia la superiorità del Campobasso Football Club, che già nel primo tempo rischia di andare in vantaggio in almeno due occasioni. Il primo boato lo regala Romero, bomber d'area di rigore. Grande anticipo, boato dei 500 tifosi che esultano con la squadra. A chiuderla ci pensa bomber Di Nardo. Gran tiro rasoterra che fa esplodere il settore ospiti, 0-2 contro il Chieti, ma per la gioia bisogna attendere qualche minuto. Il risultato di pareggio fraterno dell'Aquila trasforma il sogno in realtà. I Lupi sono in Serie C. Di ritorno a Campobasso, le parole della proprietà in conferenza: inizia un progetto ambizioso. E oggi per la prima volta sono senza parole. La risposta della piazza stasera è stata una cosa fantastica. Sono io onorato di rappresentare questa piazza, questo popolo che merita tantissime cose importanti, ambiziosi. E niente, sono un umile rappresentante di questa piazza che merita palcoscenici ben più importanti. Godiamoci questa sera e domani già siamo in programmazione per un futuro ben più ambizioso. Bene, partiamo con le schermate dalla Serie D Girone F. La giornata è la penultima, la numero 33, le gare in campo: Avezzano, Alma Juventus Fano 2-0, Calcio Termoli L'Aquila 0-0, Chieti Campobasso 0-2, Fossombrone Sole Calcio 0-0, Real Monterotondo Football Club Matese 3-0, Notaresco Atletico Ascoli 0-1, San Benedettese Roma City Football Club 1-1, United Riccione Vigor Senigallia 2-1, Vasto Girardi Tivoli Calcio 1-4, sconfitta che purtroppo condanna il Vasto Girardi alla retrocessione del campionato di eccellenza molisano. La classifica: Campobasso approda in Lega Pro a 69 punti, L'Aquila 65, Avezzano Calcio 56, San Benedettese 55, Roma City Football Club 49, Vigor Senigallia 49, Atletico Ascoli 47, Chieti 47, Notaresco 45, Calcio Termoli 42, Fossombrone 41, Sora Calcio 41, Real Monterotondo 41, United Riccione 37, Tipo di Calcio 34, Roma Juventus Fano 29, Vasto Girardi 29, Football Club Matese 25 punti. Il campionato regionale di eccellenza molisana trionfa qui anche l'Isernia, che già la settimana scorsa è approdata in Serie D Girone F. La giornata è la numero 29: Aurora Alto Casertano, Sesto Campano Calcio 6-1, Calcio Virtus Giuliese Castel di San Crocepi 1953 1-5, Campomarino Cliternina 2-2, Boiano Atletico San Pietro in Valle 0-0, Olimpia Agnonese Città di Isernia Salleucio 2-4, Polisportiva Fortuna Difesa Grande Termoli 2-2, Real Guglionesi Turis 2-0 e Venafro di Polimosani 2-1. La classifica: guida il Città di Isernia Salleucio a 79, Aurora Alto Casertano 72, Real Guglionesi 50, Venafro 49, Calcio Virtus Gioiese 42, Castel di San Crocepi 1953 41, Sesto Campano Calcio 38, Atletico San Pietro in Valle 38, Polisportiva Fortore 36, Di Palimosani 35, Turis 33, Boiano 32, Criternina 25, Campomarino 24, Olimpia Agnonese 22, Difesa Grande Termoli 22 punti. Il campionato di promozione molisana, la Boys Vairano trionfa e sale nel campionato di eccellenza. A Isernia Fraterna Sciaminati 5-0, Atletico Torre Maggiore Spinete 1-2, Boys Vairano Rocca Ravindola 2-0, Calcio Montenero Morcone Calcio 3-0, Forum Alti Lasagne 11-0, Polisportiva Calena Baranello 1-4, Real Prata Locomotive Riccia 2-2, Trivento Polisportiva M Juvenes 0-1. La classifica del campionato regionale di promozione:
guida la Boys Vairano a 67 punti, Calcio Montenero 62, Baranello 62, Esernia Fraterna 62, Locomoti Riccia 50, Trivento 50, Atletico Torre Maggiore 45, Real Prata 44, Polisportiva M Juvenis 42, Forlum 37, Spinete 35, Roccaravindola 34, Sciaminato 27, Morcone Calcio 25, Polisportiva Galena 22, Alti Lasagno meno 1. Prima categoria girone A, la giornata è la numero 27, Gioventù Macchia Codenese Alife 1 a 10, Sant'Angelo Limosano Tammaro 5 a 2, San Giovanni in Galdo Campobasso Calcio 3 a 3, Mirabello Atletico Mignano 1 a 1, Volturne Calcio Autex Pietramelara 1 a 6, Carpinone Calcio alla Fidelis 0 a 0, Domenico De Sisto Pozzilli 2 a 3, Riposato il Rufo Presenzano. Uno sguardo alla classifica, guida la Alife 65, Rufo Presenzano 59, Domenico De Sisto 57, Sant'Angelo Limosano 54, alla Fidelis 52, Pozzilli 44, Autex Pietramelara 37, Atletico Mignano 35, Campobasso Calcio e Carpinone Calcio 29, Mirabello Calcio 28, Tammaro 16, San Giovanni in Galdo 14, Gioventù Macchia Codenese 11, e chiude la classifica il Volturne Calcio a 9 punti. Vi ringraziamo per averci seguito in Sportivamente Flash, vi diamo appuntamento a venerdì con una nuova puntata di Sportivamente, un saluto a tutti e un buon inizio settimana da Michele Visco.